Allora, c'era una volta un signore che assieme al figlio dovevano andare a trovare la nonna di questo bambino, e siccome la nonna abitava molto distante, per andarvi prendono un tassì, e durante il viaggio, mentre il tassista guidava, tra padre e figlio discutevano. Oh babbo, cos'è quella luce che si vede là in fondo? Quella luce è la festa di Santa Greca di Decimo. E che cosa fanno nella festa di Santa Greca di Decimo? Cosa fanno? La festa. E ma cosa c'è nella festa? C'è l'autoscontro, c'è la giostra che fa sempre tu. E poi ci sono le bancarelle, poi c'è il Luna Park con la ruota panoramica, poi ci sono i torronai, i pesci vendoli, i pesci mangiali, i pesci comprali. E perché non andiamo? Non andiamo perché nonna ci è aspettando. È vero, io. E quell'altra luce di là cos'è, babbo? Quello invece è il aeroporto di Esmasa. E che cos'è il aeroporto di Esmasa, babbo? È dove ci sono i perecchi. E i perecchi cos'è, babbo? Perecchi è il Rio Prani. Il Rio Prani cos'è, babbo? Gli erei. E gli erei che cos'è, babbo? Oh, è quel tipo bulivolo che vola, tipo elicottero, no? Oh, quello che l'aereo. Quello lì, l'aereo. E come fa l'aereo, babbo? Già mi tocca di farne di cose, io. E noi fammi l'aereo. L'aereo è nella pista così, pronto per volare. C'è il comandante arrabbiato perché è in ritardo. E allora chiese, attenzione a tutti i personaggi a bordo dei propri posti, che in questo momento dobbiamo già partire, che siamo baba. Allora lei è pronto per dire. L'aereo è pronto per partire. Allora, sbrigatevi con le valigie, che siamo già in ritardo da più di molto. Allora l'aereo è pronto per partire. Attenzione, le cinture di sicurezza si allacciano così, tricchi di tracchi. Le uscite di sicurezza sono lì e lì, così. Allora l'aereo è pronto per partire. Attenzione, il salvagente è sotto la poltrona, gonfiarlo sotto, solo fuori dai finestrini, chi lo riesce a gonfiarlo c'ha un culo così. Allora lei è pronto per partire, tanto lei si sta sollevando in questo momento. Attenzione il comandante che vi parla, siamo dopo le nuvole, prima non c'era, adesso ci sono. Se come vedete sulla destra c'è la Corsica, dall'altra parte invece c'è la Corsica e sotto uguale. Allora l'aereo è in altissimo. Attenzione, chi vuole Coca-Cola a ruotare fuori. Allora l'aereo è alto. Attenzione, il comandante vostro che vi parla. E come vedete siamo a 20.000 piedi, se sentite puzza è per quello. Allora l'aereo è in alto volando, deve cominciare a scendere. Allora sta scendendo, attenzione il comandante che vi parla, prepararsi con i documenti stretti ai denti, che l'anno scorso è caduto l'aereo, non abbiamo riconosciuto nessuno. Allora l'aereo è scendendo davanti alla pista. Attenzione, spostarsi alla pista, perché l'altro giorno con l'ala abbiamo accorciato le basette a uno. Allora l'aereo scende, sceso. Che bravo che sei, babbo, non risvigli. Ma cos'è? Scuriamo. Babbo, gira, quarto, per il sesto, carbonia, gira. Sembra che è storiato. E senti, quel fuoco, perché l'hanno acceso di là? Quel fuoco è un copertone di camion che lo hanno incendiato perché c'è una donna che abita lì, poverina, il marito non le ha fatto il caminetto in casa e lei soffrisce il freddo, poverina, e allora non sa come riscaldarsi, si è acceso il copertone e gli ha detto al marito, sei tu non mi fai il caminetto in casa, mi accendo i copertoni, non ti faccio minestrone. Allora quell'uomo è cattivo, vero, ma cattivissimo. Bambini, per favore. Però babbo, quell'uomo allora è molto cattivo. È cattivissimo.
E perché quella donna c'ha la gonna corta, babbo? C'ha la gonna corta perché il marito non gliel'ha comprata a lunga, è cattivo e si riscalda perché ha la gonna corta. Però, babbo, vicino a quella donna ci sono molti uomini. Però, è vero. E ci sono uomini maleducati e lei gli dice: andatesene via, che il fuoco è mio, me lo gestisco io. Interviene il tassista. Signore, guardi che è importante che il bambino sappia che quella è una prostituta. Il bambino sta crescendo. Ascolti, lei qui rifaccia suo davvero. Per favore, va. Qui, faccia suo lavoro. No, ma è importante, il bambino cresce oggi, i tempi stanno cambiando. Oh, la smette o me ne scendo a piedi? Ma guarda un pochettino, chi paga sono io. Faccio quello che voglio. Io faccio il babbo e lei fa il tassista, d'accordo? Ma guarda l'ignoranza e la maleducanza di questo qui. Ma ti sembra... Bambino, figlio mio. È vero, lei guidi e boh. Cos'è babbo la prostituta? La mamma del tassista. Ci vediamo fra anche meno, subito. Grazie.